Maria Letizia Mariani, innovazione tecnologica, illuminazione, smart city. Qual è la relazione? Perché è importante saperne di più? Beh, è importante perché la luce sta diventando digitale, quindi sta passando un processo di trasformazione importante che crea opportunità di sviluppo e di innovazione con effetti molto vantaggiosi per le persone ma anche per le economie. Quindi la luce digitale significa che diventa una luce che è pilotabile, che è modulabile, che è controllabile e che può offrire servizi in ogni momento adatti alla specifica situazione. È il cuore delle smart city sostanzialmente, perché già oggi attraverso l'illuminazione noi possiamo erogare benefici significativi alle persone. Nelle città possiamo, lavorando sull'illuminazione pubblica, creare situazioni in cui la luce diventa modulabile, quindi significa che è disponibile solo dove e quando serve, nella quantità che serve, in modo dinamico. Significa che una città può decidere di aumentare la luce se c'è la festa del patrono e può decidere di diminuire la luce nelle zone che sono meno trafficate in un certo momento, quindi garantendo il servizio che serve ma con costi ridotti. Il risparmio energetico è importante, è dimostrato che nelle città in cui abbiamo fatto questa trasformazione l'energia e il consumo si abbatte almeno del 50% rispetto alle soluzioni tradizionali, che significa ritorni importanti per le casse della municipalità, dell'amministrazione. In più si riduce in modo significativo l'abbattimento l'emissione di biossido di carbonio nell'atmosfera, e questo significa sostanzialmente per un'amministrazione poter garantire una qualità dell'ambiente più elevata e quindi avere anche un effetto sulla salute e il benessere delle persone che abitano in quella comunità. Ecco, quanto è complicato però poi portare questo genere di innovazione sul territorio, specialmente in una realtà come quella italiana che è frammentata in regioni? Allora, certamente oggi ci sono moltissime esperienze interessanti, ma sono esperienze locali, puntuali, costruite con relazioni che vengono create di volta in volta e anche seguendo normative che sono diverse per ogni regione. Oggi abbiamo 21 normative diverse. È chiaro che questo ha in qualche modo creato un freno all'utilizzo, per esempio, all'accesso dei fondi europei. Noi stiamo chiudendo un periodo di programmazione dove l'Italia ha perso l'opportunità di utilizzare 40 miliardi, cioè noi restituiremo all'Europa 40 miliardi che erano a disposizione dell'Italia, e lo faremo perché non siamo stati capaci di costruire un piano, delle proposte, dei programmi che siano forti, importanti, credibili e solidi. Lavorare su una programmazione nazionale, perché nazionale non è una roba brutta, è una roba bella se viene fatta nel rispetto dei territori, ci aiuterà nella prossima finestra di programmazione che comincia nel 2014 a riportare quali risorse che ci spettano. Grazie. Grazie. Grazie.